Allora, Dave Palumbo ha intervistato su Alex Muscle Jay Cutler. Chiaramente non penso di dover presentare Jay Cutler. E hanno parlato di bodybuilding, ovviamente di Mister Olympia, di bodybuilder che partecipano a Mister Olympia, e ovviamente hanno parlato di Phil Heath, colui che ha battuto Jay nel 2011, vincendo il suo primo Mister Olympia. Di fatto mandando in pensione Jay, anche se poi Jay è tornato 2 anni dopo per un'ultima apparizione al Mister Olympia. E a questo proposito di rapporto Jay-Phil, vi rimando al video che ho fatto un po' di mesi fa, non mi ricordo quando, che si chiama Perché Phil Heath e Jay Cutler non sono più amici. Poi magari metto il link in sovraimpressione. E in soldoni, cosa ha detto Jay? Quello che diciamo un po' tutti, se Phil aggiusta la midsection, lo stomaco, nessuno può battere Phil. E in più, cosa ha detto? Che questo è il primo Mister Olympia in cui il campione in carica, ovvero Brandon Curry, non è il favorito. E queste sono dichiarazioni, secondo me, molto forti, non dette da me o da Nick Strength and Power o da Lui Marco o dall'Ambrenedetto. Cioè, sono dichiarazioni di Jay Cutler, uno che 4 volte Mister Olympia, 3 volte vincitore dell'Arnold Classic, 6 volte secondo posto al Mister Olympia. Quindi non so se Brandon debba preoccuparsi, non credo, perché comunque Brandon è un campione. Però questo la dice lunga su Phil più che su Brandon. Perché cosa dice poi anche Jay? Dice che le rotondità che ha Phil, le forme, l'effetto 3D è qualcosa che supera la qualità degli altri bodybuilder, è qualcosa di genetico, chiaramente, da qui il soprannome The Gift, non viene a caso questo soprannome. E quindi Jay mette un po' in guardia tutti quanti, poi parlano anche di chi vede oltre a Brandon e Phil, chiaramente la Sama Battaglia 2, secondo me, poi vede molto pericolosi, giustamente Bonac e Hadi Chupan, lasciando un po' in disparte Bigrami. Ma tornando a Phil, è quello che stiamo dicendo tutti: un Phil con lo stomaco disteso vince tranquillamente, perché, come dice Jay, anche la vittoria nel 2018 di Sean Roden può essere discutibile, è una vittoria data unicamente da degli errori di Phil. E Jay fa un rimando anche al suo passato, perché nel 2007 vinse contro Victor Martinez, e anche qui vi rimando al video che ho fatto sul Mister Olympia del 2007, e i giudici gli dissero: guarda che quest'anno te la lasciamo passare, perché era con una definizione così così, ma devi migliorare questi aspetti. E infatti nel 2008 non migliorò quegli aspetti, così come Phil nel 2017 venne redarguito dai giudici per la midsection contro Big Ramy, e poi nel 2018 perse contro Sean. Così, allo stesso modo, Jay nel 2008 perse contro Dexter Jackson, non tanto per meriti estremi di Dexter, ma per demeriti suoi, così come Phil ha perso per demeriti suoi più che per meriti di Sean. Poi chiaramente sia Dexter che Sean meritano di aver vinto quei contest, ma non sono vittorie plateali incredibili. Quindi mi trovo molto in accordo con Jay. E un'altra cosa interessante che dice però è che comunque Phil viene da 2 anni di assenza, un po' come fece lo stesso Jay tra il 2011 e il 2013, perché nel 2012 non partecipò a causa di un infortunio al tricipite, al bicipite, scusate, e dice che appunto per lui fu molto difficile dover tornare a fare il bodybuilder dopo essersi abituato a fare più o meno la persona normale. Quindi dice: forse Phil potrebbe avere di questi problemi, essendosi abituato a fare, non dico la persona normale, ma essendo sparito per 2 anni dai palchi. E dice che un bodybuilder ha a volte difficoltà a tornare a gareggiare dopo un periodo di riposo. L'abbiamo visto anche, che ne so, con Dennis Wolfa, ad esempio, l'ultimo, il primo che mi viene in mente. Quindi penso che sia, anche se per motivi diversi, cioè alla fine Dennis e Jay hanno avuto degli infortuni, Phil non ha avuto gli infortuni, ha scelto volutamente di riposare. Però questo è quel che dice Jay, condivido completamente. Però alla fine Phil non si è fermato per infortuni, ha
Ha deciso di fermarsi, probabilmente si è riposato. Immagino che abbia risolto i problemi allo stomaco, perché se no non si ripresenterebbe al Mister Olimpia con proclami di vincere l'ottavo titolo. Cioè, uno dovrebbe essere, non dico arrogante, dovrebbe essere più scemo per dire cose del genere. Non penso che Phil sia uno scemo, quindi adesso vedremo un po'. Mancano meno di 2 settimane, quindi sono veramente curioso di vedere il ritorno di Phil e penso che tutti siamo curiosi. Comunque, come sempre, iscrivetevi, mettete like, così almeno l'algoritmo mi aiuta. Buona!